stiamo praticamente rischiando di morire, mi avviso di questa cosa. Nancy, ciao, nuovo meno video. Meno male che ci sono io alla guida. In che senso? Meno male che ci sei tu, così muoiono tutti. Li facciamo tutti fuori praticamente con Nancy alla guida. Stiamo andando a fare shopping finalmente con i saldi. Siamo felicissime, non vediamo l'ora, dobbiamo comprare tante cose. Mi devo comprare assolutamente un paio di scarpe. Assolutamente, adesso vi diciamo tutto quello che dobbiamo comprare, tutto quello che troveremo. Che troveremo, che quando ci sono i saldi io non trovo mai nulla. Non lo so come mai. Poi la nostra taglia quando non c'è ci sono, mai, ci sono sempre tre taglie, tranne quella che vuoi tu. O mancano i colori, però vabbè dai, siamo ottimisti, ce la possiamo fare. Comunque scarpe, devo comprarmi un parka. Nancy, lo sai che cos'è il parka? Questo tempo ci vuole però, eh. Ma tu lo sai che cos'è il parka? Certo, che succede? Ma io l'ho scoperto tipo un paio di giorni fa. Oh, vabbè. Ti giuro. Vabbè. E avevo letto a parte parka, ho detto magari sono andata a girare su Google parka. No, no, e ho scoperto perché che... lo dici però? Stai facendo bella figura che lo sapevi, però. Tutti sanno che non lo sapevi. Un parka, adesso dico sempre questa parola parka. Un parka shabby chic devo comprare. E quindi sono felicissima di questa cosa. Tu cosa devi comprare? Maglie, la patente secondo me ti devi comprare, no, perché quella... non sai guidare. No, quella non l'ho comprata. L'hai sudata? Ho fatto l'esame. Ma l'hai fatto l'esame? Sì. Sono passata subito. Con rosso sei passata. Zero errori. Addirittura, ma chi ti ha fatto l'esame? Era un cieco, diciamo. Io comprare maglie, pantaloni. Ah, Nancy, vuoi spendere tanti soldi? No, poi saldi devo risparmiare, vado a vedere le offerte. Ah, vado nel reparto dei bambini. Brava, fai tanti affari, vabbè. Andiamo. Nancy, lo prendiamo l'ombrello, no? Sono due schizzetti, ok. Sono tutta zuppata. Corriamo, così scendiamo e ce lo bevo, raga. Oddio, ce la faccio. 10 euro. Detto questo sta a 10 euro, ci credo. No, poi Nancy ha guardato, Nancy che saldi sono 20%. Voleva già l'80% di sconti. Ah, con le calze. No, ma la voglio il parco. Ah no, questo parco. Nancy, tengo l'impressione che questi saldi sono un po' farlocchi. Tipico vestitino invernale, ragazzi. Cioè hanno messo in mezzo la roba tipo di 100 anni fa, dell'estate. Non ce la posso fare, ma certe cose a fiori. Questa, no, belli, no, bella, veramente. Cioè, ma che sono questi saldi? Ma perché fanno così? Oddio, non li sopporto. No, queste scarpette. Queste sono le scarpette di Dorothy. Dorothy del Mago di Oz. Il ritorno del maglioncino color cacca. Cacarella. Questo è per bimbi. Chissà, mi va, guardate. Boom, ti va grande, anzi, sicuro. Ho trovato il parka. Eccolo qua. Ti piace? Ah, non dovrebbe essere verde militare. Ah, ti piace nero? Nero. Questo è bellino. Non lo so però se è nero e blu. Ma te lo devi misurare, devi vedere se ti va bene. Non è bello, C'è tutti lo stesso sedente. Sta con gli sconti. Costa... No, cammina questa qua. Sempre chiude. Costa solo 40 euro. Ta-da! Munizia! Cosa che te la monetizzare? Eh? Comunque mi era venuta una depressione perché non trovavo nulla. Poi fortunatamente abbiamo trovato qualcosa. Noi in mezzo a tutte quelle pezze qualcosa abbiamo trovato, sennò poi non riuscivamo a spendere qualcosa di soldi. No, che tristezza! Sì, sì, ci vuole. E te lo puoi comprare, sì, è bellino, però non so se ho il coraggio di mettermelo con una sottanina. O questo con le frange, fai la cowboy. No, cowgirl. Cowgirl. Ah, bello questo body. Questo ti piace questo body? No. La Bershka. Ma come siamo carine. Abbiamo trovato questi vestitini troppo carini. Non si sente niente. C'è la radio, la musica, una discoteca. Fantastico, siamo appena usciti da Calzedonia. Ci hanno dato la busta, fa vedere la busta di The Zenith. Non sto scherzando, ragazze. Cioè, calze di Calzedonia, busta di The Zenith. Incredibile, cioè mi hanno dato le calze, la busta di The Zenith. Ho guardato, c'è un casino così sale. Ok, mi sono guardata attorno, mi ha dato la busta di The Zenith, negozio di Calzedonia. Perché noi volevamo andare da The Zenith. Ho visto la busta e ho detto, ma noi non siamo state da The Zenith. Ma com'è possibile? Sto pazzi. Ma
fatto anche una scappata sul mercato, guardate che ha comprato. Troppe buste. Ma lo stellino dei panni 34 euro. Ma era meglio che li portavo alla lavanderia questi panni. Fa vedere. Non carica qualcuno. Ti vede quante buste c'ho? E questo stellino è pesantissimo. Viva le lavanderie! Sono afflitta, era meglio quando si stava peggio, te lo dico io, non ce la posso fare. È un po' di acquisto sportivo, che non ce lo metti, Nancy? Un po' di acquisti sportivi, che non ce li metti? Ma Nancy è pazzita perché mancano tipo un quarto d'ora alla chiusura, ci dobbiamo muovere. Dobbiamo comprare le cose per la palestra. Benvenuti da Decathlon, dove i saldi sono un optional, cioè i saldi non esistono. Sì, invece di 12 euro, 11 euro. E 99. Mamma mia, troppo saldi. 12 anni. Una maglietta a 12 anni, questa ti va, vai. Invece ho trovato questa, ma non lo so se me la prendo. Ti piace, Nancy, a te questa maglietta? Sì, mi piace, è bellina. Carina. Decathlon c'ha pochissimi saldi. Allora? Queste 8 anni, me la 8 prendo. Anni? Questa ti va, 8 anni ti va. Io invece ho trovato sta tutina, guarda. Ma ti piace? Guarda che carino. Ma che è sta cosa? Ma in palestra così buona. Guarda, è troppo carina, ha pantaloncini sotto. Un obbrobio. Non ti piace? Ah, Edo, ti stai sfogliando. Per la palestra. Va bene secondo te? Io invece questa per la palestra. Ah, bellina. Che colore c'era quella? Così solamente. Ah, è un po' trasparente, sì. Visto. Da Stradivarius. Affacciati. Ah, le visto, il coso per andare a mare. Ti piace? Vabbè che sotto c'ho i leggings. Ti piace? Bellissimo, 31 agosto. È proprio in tema. Troppo bellina. Bellina. Per la un po' valenza. Piccola però. Però questa è per i bimbi. E poi questo è così, un tappetino, si apre e si mette qualcosa sopra, troppo bello. Corriamo, sta chiudendo. Corriamo, stiamo solo noi infatti. Ah. Noi che corri, sono le 9 meno un minuto. Io di la verità. Ricetta. Ah, troppo bello questo qua. Comunque due ragazze mi hanno fermato e si sono fatte la foto con me. Brava. Con te no, davvero, no, pure con te. Una anche con una. Te, una solo con me. Mentre tu stavi nel bagno, è troppo bello quando mi salutate. Comunque le persone alla cassa a noi ci schifano proprio. Perché noi siamo sempre le ultime ad andare a comprare le cose. È vuoto, siamo solo noi. Sì, l'acquisto più bello di tutta la giornata, Nancy, qual è? L'acqua. Acqua che poi abbiamo usato tanta acqua sui capelli perché piove, madonna, comunque un inferno. Adesso non vedo l'ora di andare a mangiare, tengo una fame esagerata. Ma tu non hai fame? Eh sì, sto morendo. Io sto morendo, ma perché mi dai? Ma che stai facendo? Che stai nascondendo? I soldi. Ti nascondi. Non si fa qua noi. No, che non si fa? I salari devi mettere, i soldi. Aspetta, uno. Due, io ne voglio una. Ma che è frizzante, questo è frizzante. No, tutto è naturale, guarda c'è scritto. Quella col tappo rosso è frizzante. Prendi una di quelle e una di quelle, non sei sicuro che una è una. 37. Prego. Chiude. Oh, l'acqua non è caduta. Oddio, ci ha fregato l'acqua. No, ma davvero, cioè, Nancy mi ha dato un pugno e l'hai sfondato. Solo una è scesa. Solo una è scesa. Aspetta, forse è lenta. Ah, no, ma ha dato il resto. Aspetta. Ah, una volta. Vabbè, comunque, acqua finalmente. Ah, una sete dai pazzi. Una sete da pazzi. Qual è naturale? Non aprite mai l'acqua con i denti, lo sai Nancy? Perché si rompono i denti costano un sacco di soldi, ragazze. Nancy, ma che stai facendo con questa? Non esce l'acqua. E chiama l'acqua, può darsi che esce. È uscita? No. Ti ha dato un pugno, toglielo di nuovo, può darsi che funziona. Nenzo, ho detto io che ci dovevi dare un pugno, è venuto questo qua di Decathlon, ci ha dato un cazzo grande e grosso, e chi si permetteva di contraddirlo? Ha dato un cazzotto nel coso, è uscita l'acqua, vabbè. Comunque, questi stanno per chiudere, dai andiamo. Corriamo? Ce ne andiamo a casetta,
vi mandiamo tanti baci. Oddio, qua si chiudono dentro. Oh, aiuto, si chiudono dentro. Vabbè, la canoa, andiamo a mare. Vi mandiamo tanti baci. La canoa sulla pioggia. E infatti ci vorrebbe la canoa, questa pioggia, cioè piove. Ha dirotto, ragazzi, devo chiudere. La macchina dov'è? Chissà dove l'hai messo, mi hai fatto via l'ombrello. Hai messo la macchina lontano, non ce la posso fare. Di là, comunque, ragazzi. Dove? Cioè, non lo so. Giriamo qua in mezzo, vaghiamo, dai! Sotto la pioggia, yeah! Che bello! Che bella sensazione! Che significa mezzo che sto a porta bagaglie? Non la proveremo mai! L'abbiamo trovata! Vi mandiamo un bacio grande! Ciao! Ciao! Vi faremo il video di tutte le cose che abbiamo comprato! Mettete mi piace, pollice in su per il video, ciao!